Storia ragazzi, benvenuti al primo episodio di Hitman in pillole. Adesso siete sinceri, ma quanto è dannatamente bella la sigla iniziale. Cioè io continuo a guardarla in loop di continuo, è veramente bellissima, mi fa morire. Con questo colgo l'occasione per ringraziare Matteo e Davide, grazie ragazzi, perché mi hanno aiutato a creare questa sigla veramente bella storia. Ok ragazzi, vado veloce perché vi ho promesso che i video devono essere brevi, altrimenti rischio di annoiarvi. Faccio una premessa: tutto ciò che andrò a trattare nei video è ciò che io considero meglio e più giusto per me. Il mio meglio non è il meglio assoluto. Per come interpreto io questo ruolo, visto che mi capita di rimanere occultato parecchio tempo e di fare avvicinamento o stalking ad obiettivi molto complessi, io utilizzo queste due particolari tipi di cinture. In verità, queste due cinture non hanno un nome tecnico. Faccio un'ulteriore premessa. Una delle due cinture in particolare mi è stata consigliata da dei professionisti del settore. Ecco, come vedete le cinture sono queste e sono generalmente chiamate fondine a fascia e sono molto facili da occultare sotto la ghillie. Vi faccio un'altra inquadratura così alla buona, tanto per farvele vedere. Eccole, di qua, ancora. Quando utilizzo queste cinture, praticamente sempre, dalle giocate più semplici, quelle domenicali, da 4-6 ore, alle giocate più complesse, 12-18, 24 ore, le utilizzo sempre. Ovviamente ragazzi, per giocate lunghe io amplio il mio setup con ulteriori tasche, magari con uno zaino. Vedremo di trattare questo discorso magari in un altro episodio. Non fatevi distrarre da come sono settate le due cinture. Ieri per una particolare tipo di giocata sono dovuto scendere in campo con un DMR. Le utilizzo indistintamente sia con il DMR che con il Bolt. Perché ho deciso di utilizzare questa tipologia, questa struttura di cintura? Perché magari ti capita di rimanere fermo per parecchio tempo, magari stai facendo un avvicinamento a un obiettivo, ci hai impiegato una vita per fare 10 metri, arrivi, ti trovi davanti a un ostacolo, lo devi aggirare, non devi avere nulla che ti ostacoli i movimenti. Immaginate di fare dello stalking, di fare dell'avvicinamento, state arrivando in prossimità dell'obiettivo, dovete aggirare un ostacolo e avete, ah no, la cintura qua mi dà fastidio, ah no, questo mi ostruisce il movimento, ahi che dolore, no, io voglio essere comodo. E questa struttura di cintura io la trovo al top, veramente io la consiglio. Ragazzi, il primo video termina qui, mi auguro che questo format vi piaccia. Spero di aver risposto magari a qualche curiosità che mi riguarda e soprattutto mi auguro di essere riuscito a dare un buon spunto a qualcuno di voi. Noi ci vediamo alla prossima, al prossimo episodio di Hitman in pillole. E niente, bella storia, raga.